Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. E volevo un attimo introdurvi a questa performance con alcune informazioni che sarò brevissima perché tra il profumo e la vista non ce la facciamo. Però magari non tutti conosciamo il cioccolato e non tutti conoscono la provenienza, il cacao, come viene estratto, come viene prodotto. Una cosa brevissima che però magari è interessante. Io da più di 5 anni ormai collaboro con due professionisti, uno chef di alta ristorazione e una maître chocolatier, che mi hanno trasmesso un po' queste nozioni. Collaboro con loro per dei progetti che portano avanti molto creativi, molto diversi dalla solita cucina, dalla solita degustazione, quindi è magari carino conoscere anche un po' qualche cosa su quello che si mangia. Il cioccolato lo conosciamo tutti e questo è il seme del cacao che non è in commercio, quindi magari non tutti hanno modo di averlo visto. Viene direttamente raccolto e importato nelle varie grandi aziende, che viene poi lavorato e dove viene poi fatto il cioccolato. Quindi questo seme è contenuto nella pianta. La pianta del cacao, appunto, anche questa non è che tutti hanno avuto modo di vedere. Sono alberi molto particolari, hanno questi frutti ovali, sembra un po' una palla da rugby, di diverse dimensioni. Crescono sul tronco della pianta e hanno questi fiori bellissimi, rosa, bianchi, fioriscono tutto l'anno, ma il raccolto si effettua 2 volte l'anno. Questo frutto particolare si chiama cabossa, contiene questi semi e contiene una mucilagine bianca, che è un frutto molto dolce, molto buono. È una polpa bianca, questa viene raccolto appunto 2 volte l'anno. A seconda delle dimensioni il frutto può contenere dai 20 ai 40 semi. Questa operazione di apertura, siccome il frutto è molto coriaceo, è un po' come un cocco, però dentro la polpa è molto morbida e all'interno ci sono i semi. È un'operazione delicatissima. I campesinos, ci sono proprio delle persone addette a questo taglio di questo frutto, perché è molto legnoso fuori all'esterno, però dentro bisogna fare attenzione che non venga sfalciato completamente. C'è una sfalciatura che viene fatta a mano e un addetto alla lavorazione, all'apertura di questi frutti, ha proprio questo compito, perché con il macete uno per uno viene tagliato in modo che non venga intaccata la polpa dentro il seme. Dopodiché viene estratta questa mucilagine al seme, vengono messi questi semi con questa mucilagine in varie fosse nel terreno a fermentare. Si asciuga, 3-4 giorni vengono raggiunte delle temperature di 40-50 gradi, si asciuga questa polpa e rimane praticamente il seme essiccato, viene pulito, messo al sole ad asciugare, e questa praticamente è l'operazione più delicata per il campesino, per il raccoglitore, per chi ha la piantagione del cacao, perché da lì determina la qualità del seme. Il seme poi viene essiccato e importato direttamente nelle varie industrie, quindi loro praticamente lavorano solo dalla pianta fino alla raccolta del seme. Siamo noi nelle industrie che lavoriamo. Dal seme si estrae il burro di cacao, che è il grasso, la materia nobile. Il burro di cacao è un componente preziosissimo perché è quotato in borsa ad Amsterdam e la maggior parte va all'industria cosmetica. È puro così e non è in commercio, per cui comunque è molto nutriente per la pelle, viene poi piano piano lavorato e distribuito nelle varie creme che sono costosissime, comunque quelle che hanno all'interno del cacao. Il burro di cacao è la parte grassa, la parte magra è la polvere di cacao e praticamente dopo l'estrazione di queste due sostanze si arriva alla massa di cacao. La massa di cacao è praticamente la base su cui poi il cioccolato viene lavorato e determinate le varie percentuali, 70, 60, e viene da lì piano piano mischiato allo zucchero. Questo è il procedimento, dal seme alla produzione del cioccolato. Grazie. Se vi fa piacere prendetene uno, c'è una leggera pellicina, dovete sbucciarlo e si può mangiare. Praticamente è come mangiare il cioccolato puro, non ancora lavorato. Non lo trovate, non lo trovate. Quindi c'è una che deve spaccarla dentro, ci vuole la forza del giorno. Non lo puoi seminare, non ti nasce la piantina, purtroppo. No. Però lo tieni per il corpo. Allora, siccome comunque noi siamo artisti, vi proponiamo siccome noi siamo artisti vi proponiamo una cosa abbastanza particolare, una decorazione di questo cioccolato con la base della focaccia abbastanza particolare. Utilizzeremo delle spezie e degli ingredienti abbastanza inusuali, tra i quali l'acciuga salata. È una cosa che quando la dico mi guardano come se dicesse un'eresia, ma è da assaggiare, perché il cioccolato è molto dolce, ha una componente grassa che scioglie il sale ed è un contrasto eccezionale, vi assicuro che è da provare. Noi assaggiamo. Grazie, buonasera. Volevo evidenziare che questo cioccolato che utilizzeremo è un Venezuela 70% monorigine, significa che è un cioccolato di altissima qualità, artigianale, non è un prodotto industriale, quindi lavorato con ingredienti, grassi idrogenati, quindi ottimo, che mi ha gentilmente offerto la mia amica cioccolatiera. Noi ringraziamo gentilmente l'amica. E quindi il massimo. Comunque vi consiglio di comprare e di mangiare, se potete, sempre cioccolato o artigianale o comunque un 70-80% fondente, perché le proprietà del cacao sono nel fondente, tutto il resto sono purtroppo grassi o prodotti aggiunti che il nostro organismo. Invece il cioccolato puro è un potentissimo antiossidante, fa benissimo, è a livello di antiossidante è un 19 volte più potente della mela, che è considerato l'alimento per eccellenza. Sì, al giorno non toglie il cioccolato è un antiossidante, però va mangiato il più possibile.